Forza bene ragazzi, eccoci qua, Mister Viola vi dà il benvenuto e che video ragazzi, finalmente l'avevo detto ieri, no, avrei voluto fare un video per dare l'ufficialità di Jack Bonaventura, oggi volevo caricare un video per il mio acquisto nuovo che ho fatto alla Fiorentina Store, ho comprato la maglietta ufficiale della Fiorentina da gara, guardate quanto è bella, è nuova, targata Robe di K, naturalmente questa è la replica, onor di cronaca, bisogna dirlo, però guardate che bella ragazzi, eh? Però devo caricare questo video, quindi quale cosa migliore se non iniziare un nuovo video con la nuova maglietta della Fiorentina annunciando Jack Bonaventura. Signori, finalmente è ufficiale il primo calciatore dell'acquisto estivo pre-campionato 2020-2021 targato Fiorentina è Jack Bonaventura. Allora, come vi avevo detto ieri, ragazzi, naturalmente vi allego in descrizione il link del mio precedente video che proprio riguardava la possibilità dell'acquisto low cost su Jack Bonaventura quando ancora era nelle file del Milan, dove racconto un po' quello che è il calciatore, la sua storia, il suo da dove è iniziato nel giovanile dell'Atalanta, dove è sbocciato e quant'altro. Quindi veramente andate a cliccarlo, guardatelo e ne approfitto anche ragazzi per invitarvi subito a iscrivervi al mio canale YouTube Mister Viola, attivate la campanella per non perdere tutti i miei contenuti, commentate questo video, tanti like, ma soprattutto condividete questo video e il mio canale con i vostri amici tifosi Viola, invitate anche loro a iscriversi, andate anche su Instagram Mister Viola 1126. Anche lì seguitemi, condividete i miei post, seguitemi ragazzi. E ragazzi, parliamo di Jack Bonaventura. Acquisto al centrocampo, l'ho detto ieri nel mio video precedente. Parlando di Jack Bonaventura, credo che sia veramente un acquisto utile per il centrocampo viola. Sapete che l'affare Torreira si sta molto complicando perché il Torino ha giocato al rialzo, la Fiorentina ha già fatto sapere che non giocherà nessuna asta per Torreira, quindi si è già assicurato Jack Bonaventura, che finalmente ha fatto anche una bellissima foto durante le visite mediche con la bella sciarpa, ha salutato tutti i tifosi della Fiorentina, ha detto forza Fiorentina, quindi possiamo veramente ormai dirlo, è ufficiale, si legherà alla Fiorentina con un contratto biennale, probabilmente con l'opzione sul terzo anno, 1,8 milioni di ingaggio all'anno. Fiorentina che però sembra adesso scatenata sul mercato e comincia piano piano a rinfoltire questa rosa che piano piano verrà sfoltita con tutti i giocatori che non sono utili al progetto Viola, da Boateng che potrebbe tornare in Germania, Esserich ha estimatori in Francia, Cristoforo forse tornerà in Spagna, considerando anche l'uscita di Sottili in prestito, Terzic, Kurkowski e lo stesso Dabo in direzione Benevento, quindi piano piano la Fiorentina comincia a sfoltire un po' la rosa, anche Ranieri è in ottica salernitana, quindi veramente si comincia a riuscire, no, a dare un po' di aria, a liberare un po' di slot in questa Fiorentina per poter far arrivare gli altri calciatori. Se si complica l'affare Torreira è pronto un ritorno del figlio il prodigo, no? Il ritorno di Borja Valero a Firenze. Onestamente, è un'opzione, un'idea che sì, mi lega al calciatore, a quello che è stato, ovvio, un giocatore che ancora, secondo me, può dare qualche cosa là in mezzo al campo, l'età non è più diciamo giovincello, però se andiamo a vedere Ribéry che fa vedere i sorcivegli agli avversari nonostante i 37 anni, Borja Valero ancora ha quella, nella sua lentezza riesce però a dare geometrie, a disegnare palloni perfetti per tutta la squadra. E Jack Bonaventura invece è un giocatore polivalente, il giocatore che probabilmente adesso va a completare questo reparto di centrocampo che ragazzi sta diventando un bel reparto, eh. Cioè, andiamo un attimino ad analizzare questo centrocampo della Fiorentina, perché sotto sotto, zitto zitto, la Fiorentina c'è un bel centrocampo. Allora, partiamo da Castrovilli, che l'ho detto ieri, mezza Europa lo vorrebbe e ce l'abbiamo noi, ed è un prospetto interessantissimo. Poi abbiamo Duncan, che ha fatto bene a Sassuolo, ha fatto bene anche a Firenze, ormai è tanti anni che si ripete in buonissime apparizioni e quindi comunque una qualità molto alta, Duncan, forza fisica, prepotenza. Pulgar, che è vero che quest'anno Pulgar ha avuto un anno un po' così altalenante, però secondo me anche la convivenza con Badeli non gli ha fatto bene, però secondo me può tornare a essere il Pulgar che eravamo abituati a vedere a Bologna. Amrabat, che credo ragazzi che sia l'acquisto che probabilmente tutta la Serie A ci invidia e anche grandi squadre ci invidiano, perché ragazzi questo è un giocatore veramente coi controfiocchi, no? Bonaventura,
che adesso ragazzi va a completare veramente un reparto, può giocare da centrale, può giocare da interno, può giocare addirittura da esterno di un centrocampo. Poi abbiamo sempre l'usato sicuro, tra virgolette, Benassi, che anche lì bisogna capire se uscirà o meno, e poi forse arriverà questo ritorno di Borja Valero. Però un centrocampo, ragazzi, che comincia a prendere brio, no? A prendere un po'. Ragazzi, a me non mi dispiace. Se poi consideriamo che gli esterni potrebbero essere considerati da una parte Lirola e dall'altra parte Biraghi, che potrebbe poi eventualmente scambiare con Spinazzola, ora vedremo anche lì cosa si deciderà la Fiorentina, o con Florenzi stesso, la Fiorentina comincia veramente ad avere una fisionomia e un'idea di gioco molto aggressiva, cioè non quella Fiorentina che attende, una Fiorentina che può costruire giochi, che può affondare. Se poi là davanti riusciamo veramente a mettere le mani su un attaccante importante, oggi ho riletto che si continua a pensare a Milik, anche se adesso sembra che l'idea su Castrovilli, come l'avevo detto ieri, che è una gran cavolata, secondo me, sembra piuttosto che Milik, essendo stato scaricato dal Napoli, essendo che la Juve ha altri obiettivi, quindi ha in testa o Cavani o Luis Suarez, e dall'altra parte la Roma rimarrà sicuramente Dzeko, perché l'ha detto, cioè Dzeko per noi è il capitano e può rimanere. Milik, secondo me, si troverebbe a dove vada a giocare, punto interrogativo, il suo ingaggio è molto alto, ovvio lui sta pensando se rinunciare o meno alle coppe. Io ripeto che secondo me è molto difficile vedere Milik a Firenze, lo vedo proprio quasi impossibile, anche perché probabilmente De Laurentiis vorrebbe avere una carta gioco su Chiesa, e qui bisognerà capire un po', però è anche vero che c'è sempre Piontek che sta lì, no? Che si cerca sempre di riuscire a portare l'ex milanista e l'ex Genoa a Firenze. Con l'esterno Kwame, Chiesa, punto grande interrogativo, ed ecco che arriva l'altro nome che sembra veramente importante, cioè De Lofeu. Ieri ne ho parlato, sta trattando la Fiorentina con il Watford, valutazione intorno ai 20 milioni di euro, ma si può naturalmente lavorare su questa cifra. Il calciatore ha avuto un grosso infortunio, poi è ritornato comunque a buoni livelli, ha disputato una stagione abbastanza importante a livello individuale, perché comunque la squadra è retrocessa, non aveva un grande organico, una grande squadra che gli girava intorno, però 5 assist, 5 gol, potrebbe veramente far comodo alla Fiorentina, dato che comunque la sua squadra è retrocessa. Quindi la famiglia Pozzo potrebbe aprire questa eventuale cessione o comunque prestito con obbligo di riscatto. A quel punto, su quella fascia, potrebbe dargli fiatare a Ribéry, che non farà tutta la stagione, quindi tutte e 38 le partite, considerando anche la Coppa Italia. Quindi De Lofeu sicuramente è un'ottima carta in più, dato che Sottile è volata a Cagliari. Quindi Fiorentina che entra nel vivo del calciomercato, grande acquisto, ripeto, Jack Bonaventura, grande acquisto personale, la maglietta della Fiorentina. E tra l'altro, perdonatemi un secondo, ma perché c'è da dire che mia moglie, ecco che rientro nello schermo, mia moglie mi ha fatto un altro bellissimo regalo, che è questa. E voilà, la mascherina ufficiale della Fiorentina. Guardate quanto è bella. Stupenda. Quindi la prossima volta che si potrà andare allo stadio mi presenterò così. Spero il prima possibile di poter veramente ritornare a tifare la Fiorentina allo stadio. Quindi Jack Bonaventura della Fiorentina, ragazzi, io voglio sapere cosa ne pensate, commentate, scrivetemi su questo video, vi ricordo di condividerlo, mi raccomando, e ragazzi ci vediamo adesso al prossimo video, vorrò parlare un po' di Pessina. Non ne voglio parlare ora, perché voglio fare un video a parte su Pessina, perché è tornato a parlare, però non vi voglio dare anticipazioni. Attivate la campanella per non perdere il mio prossimo video su Pessina, condividete il mio canale, come sempre, Forza Viola. E Mister Viola con la nuova maglietta targata Robe di K per Fiorentina. Ciao e alla prossima!